Il Napoli cerca di convincere Verdi per il trasferimento in Campania. L'accordo col Bologna ci sarebbe già sulla base di 20 milioni di euro. In caso contrario, Inglese verrebbe subito portato alla corte di Sarri. La crisi della Roma riapre le discussioni sul mercato estivo. Mancano ricambi sugli esterni e Schick ancora non decolla. Eventuali nuovi acquisti a gennaio solo se dovessero partire Perez o Strootman. 20 reti in 18 gare. Ciro Immobile è uno dei grandi trascinatori della Lazio, ora quarta in classifica. Il suo valore di mercato è cresciuto a dismisura. I biancocelesti 2 anni fa lo acquistarono per 8 milioni e mezzo. Giocare nel Barcellona è un sogno, ha detto Philippe Coutinho, presentatosi oggi da nuovo giocatore del Barça. I Blaugrana lo hanno acquistato dal Liverpool per 160 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2023. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il Napoli in primo piano, il mercato dei partenopei con Verdi, grande obiettivo. Un saluto intanto subito a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Buonasera anche a Raimondo De Magistris. Buonasera Lorenzo. Dunque, Napoli che pare avere l'accordo con il Bologna per Verdi, c'è da convincere il giocatore che pare un po' restio in questo momento a trasferirsi in Campania, visto che probabilmente potrebbe trovare non moltissimo spazio, a differenza di quello che invece sta facendo con il Bologna, è un titolare fermo, inamovibile da parte nella squadra di Donadoni. Sì, la stagione di Verdi a Bologna sta andando benissimo, giustamente Verdi sa che andando eventualmente al Napoli non troverebbe lo stesso spazio, inevitabile. Secondo me troverebbe comunque un discreto spazio, perché Verdi è un giocatore che può sostituire Mertens a gara in corso, Caglione a gara in corso, eventualmente anche Insigne, insomma sarebbe ben più di una riserva, però è chiaro che trasferirsi adesso, anche in una stagione che sta andando particolarmente bene, insomma per Verdi vorrebbe dire anche precludersi la possibilità di scegliere in estate, perché credo che la prossima estate potrebbe per lui scatenarsi un'asta. Sappiamo dell'interesse dell'Inter, ma insomma è un giocatore che interessa a diverse società. Il Napoli però lo vuole ora, perché cerca un attaccante adesso, e Verdi è la prima scelta di Maurizio Sarri, lo conosce bene, l'abbiamo detto, può ricoprire più ruoli, e quindi il calciatore ancora non ha deciso, ma dovrà sciogliere le riserve a breve, anche perché il Napoli ha già un accordo con il Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus, e quindi insomma ha in Verdi la sua prima scelta, ovviamente non l'unica, perché ad esempio c'è Inglese, l'abbiamo detto più volte, già acquistato in vista della prossima estate, c'è Gerard Deulofeu che è un'altra alternativa, però non c'è dubbio che almeno per qualche giorno il Napoli resterà su Verdi, e poi solo dopo, qualora non dovesse chiudersi questa trattativa, virerà sulle alternative. Ecco, Verdi che verrebbe pagato dal Napoli una cifra intorno ai 20 milioni di euro, che non è questa somma così elevata, ma vale soltanto tra virgolette 20 milioni Verdi? Il Bologna non potrebbe alzare la richiesta? Guardando i prezzi che circolano, sicuramente non vale soltanto 20 milioni di euro. Se tornassimo un po' al mercato non drogato di questi ultimi tempi, allora sarebbe una valutazione giusta. Io credo che il Bologna potrebbe spingere un po' di più, viste le cifre che circolano negli ultimi mesi e visto, per esempio, ne parleremo anche dopo, i 160 milioni di euro pagati dal Barcellona al Liverpool per Coutinho. Sicuramente il Bologna potrebbe chiedere di più, però bisogna vedere anche se il Bologna vuole cedere davvero il giocatore subito e quindi cerca di trovare un accordo con il Napoli. Abbiamo parlato, hai detto Raimondo, di Sarri che vuole fortemente Verdi. Possiamo dire però che forse il problema di convincimento è proprio Maurizio Sarri, perché mi vedo un Verdi nel mirino della Roma. Di Francesco ha fatto girare tantissimo i suoi effettivi quest'anno, dando spazio a tutti, mentre Sarri, lo sappiamo, ha quegli 11, mette sempre in campo quegli 11 e difficilmente riesci a scalzare uno dei tre davanti. Forse è questo che al momento sta un po' frenando Verdi. Secondo me fino a un certo punto, perché di fatto le alternative quest'anno non si sono rivelate tali, Onas e Giaccherini, però quando Mertens ad esempio era un'alternativa di Insigne, ed è capitato quando c'era Higuain, ma quando c'era ancora il primo Milik che non si era ancora infortunato, e Mertens era un po' un giocatore al pari dei titolari, trovava molto più spazio rispetto allo spazio che hanno trovato poi Onas e Giaccherini in questi mesi. Quindi credo che Verdi giocherebbe di più, perché comunque Sarri lo conosce bene, ricordiamolo, l'ha già allenato anche ai tempi di Empoli, avrebbe
molte più garanzie da questo punto di vista. Quindi non sarebbe un titolare, però sarebbe sicuramente un giocatore da impiegare sempre a gara in corso per Maurizio Sarri. Ecco, non dovesse decollare l'operazione Verdi, ci sarebbe la possibilità per il Napoli di arrivare subito ad Inglese. Inglese che è già un giocatore del Napoli, l'accordo con il Chievo prevede che questo giocatore arrivi a giugno, però potrebbe essere anticipata l'operazione. Bisogna convincere il Chievo a questo punto, perché anche la situazione di classifica della squadra di Maran non induce a grande ottimismo in questo momento. È vero, e possiamo anche aggiungere che in questo momento non è però la prima alternativa Inglese, cioè è un giocatore che il Napoli ha bloccato per la prossima estate, è un attaccante sicuramente con caratteristiche diverse, però Deulofeu del Barcellona è un giocatore che a Sarri piace molto di più, o meglio Sarri lo vede molto più pronto nell'immediato a sostituire anche Caglione, che ad oggi è il primo obiettivo del Napoli, cioè trovare un'ala destra che possa alternarsi allo Spagnolo e all'occorrenza, come fa Verdi, anche alternarsi a Dries Mertens al centro dell'attacco. Inglese è un giocatore già bloccato per la prossima estate, che sta facendo discretamente bene al Chievo, ha messo a segno circa un terzo dei gol totali del Chievo, quindi è un giocatore molto molto importante, ed è il motivo per cui il Chievo non vuole venderlo adesso, perché poi il Chievo non è troppo oltre la soglia salvezza in questa fase della stagione, ha conquistato 2 soli punti nelle ultime 5 giornate, è una squadra un po' in difficoltà e perdere il suo giocatore più importante adesso non sarebbe semplice, però anche il Napoli non è convintissimo che Inglese possa essere l'uomo capace di dare qualcosa in più nella corsa a scudetto, discorso diverso per Verdi, per Deulofeu. Ecco perché potrebbe, magari potrà, magari anche rientrare, arrivare Inglese già a gennaio, per ora il Napoli sta cercando altro. Ecco, in questo caso comunque se il Napoli poi dovesse ritrovarsi a dover puntare su Inglese per convincere il Chievo, potrebbe anche utilizzare la carta Ciciretti il Napoli da girare al Chievo, ammesso che il Benevento lo lasci partire a gennaio. Sì, è un po' tutto legato, no? Sono tutte trattative legate, bisogna sempre convincere qualcuno. Abbiamo parlato di Verdi, abbiamo parlato anche di Inglese e anche il Benevento, che è incredibilmente rientrato nella lotta per la salvezza con le ultime 2 vittorie nell'ultima giornata del girone di andata e nella prima del girone di ritorno, e quindi privarsi di un giocatore che comunque è destinato a partire, perché il Napoli ha già l'accordo, il contratto è in scadenza a giugno, e quindi prendere 2 milioni però perdere uno dei giocatori più forti in rosa potrebbe essere controproducente. Difficile capire, io sono d'accordo con Raimondo quando dice che difficilmente il Napoli punta su Inglese per vincere lo scudetto, serve altro, serve un giocatore più pronto e soprattutto non potrebbe essere utilizzato in altri ruoli se non in quello di punta centrale Inglese, quindi credo che anche pensando a questo il Napoli punterà su altro. Mi sento da escludere, come ha fatto Raimondo, l'arrivo di Inglese al Napoli a gennaio. La crisi della Roma, adesso il KO subito contro l'Atalanta ha riaperto le discussioni intorno al mercato estivo dei giallorossi, non è stato, Raimondo, così brillante come invece era stato sottolineato in più circostanze? No, sostanzialmente no, anche perché Salah di fatto non è stato sostituito, è stata la cessione principe della Roma, 42 milioni di euro più 8 di bonus, è stato sostituito da un Patrick Schick che è costato la stessa cifra, però di fatto, ma questo lo diciamo dalla scorsa estate, Schick non ha le stesse caratteristiche di Salah, non è un esterno offensivo. De Frel era partito bene, poi purtroppo qualche contrattempo fisico ha fermato la sua crescita. In difesa è andato via Rudiger la scorsa estate, è arrivato Moreno per sostituire Rudiger, un altro giocatore che non è un titolare di questa Roma. Poi ci sono state anche delle intuizioni positive, come Kolarov, forse il miglior acquisto di questa Roma. Pellegrini non è un'intuizione di Monchi, perché la Roma aveva già fissato il prezzo del riacquisto del giovane centrocampista dal Sassuolo, e quindi giustamente la Roma ha esercitato quella clausola, ma insomma Pellegrini era già di proprietà della Roma. A conti fatti non è stata una grande campagna trasferimenti. Sì, si aspettava di più anche da Gonalon, che soltanto per vedere quello che è successo contro l'Atalanta è stato quasi disastroso. E poi possiamo dire anche che, magari poi ne parleremo pure dopo, ma i 160 milioni di euro spesi per Coutinho svalutano anche la cessione di Salah, perché oggi Salah è il vice capocannoniere della Premier League e ha fatto cose che Coutinho alla Liverpool non ha mai fatto in questi primi 6 mesi. E vedendo le cifre che circolano oggi, forse Salah è stato un po' svenduto. Certo, questo la Roma a giugno non poteva prevederlo, perché la bolla dettata dal trasferimento di Neymar il 22 di giugno non c'era ancora, però di fatto quella si è rivelata poi una cessione sanguinosa, sia perché Salah non è stato degnamente non è degnamente sostituito, ma anche perché poi a conti fatti è stato venduto a una cifra bassa.
Roma che, come dicevamo, si trova a dover gestire anche il caso Schick, questo giocatore che non riesce a decollare sia per problemi tattici, probabilmente anche per problemi legati ad una condizione, è stato fermo per alcuni mesi per i problemi fisici ben noti. Certo è che a questo punto la Roma si aspetta molto a questo calciatore, però c'è anche chi dice che a questo punto sarebbe più opportuno magari mandarlo a giocare, farlo giocare con una certa continuità e poi riprenderlo nella prossima stagione. Non so se sarebbe la scelta giusta per la Roma quello di lasciare andare Schick, anche perché come ci ha insegnato il Napoli in passato, cedere un vice, ovvero, perché in questo caso, e lo ha detto anche Di Francesco, Schick è il vice Dzeko, se poi prende un raffreddore a Dzeko la Roma rimane scoperta, quindi dovrebbe comunque andare a prendere un altro giocatore per sostituire Schick, per mandarlo in prestito a giocare. È stato un po' il problema della Roma quello di valutare Schick forse come l'erede di Salah, invece così non è, perché Eusebio Di Francesco non lo vede insieme a Dzeko, lo ha detto prima della partita contro l'Atalanta, e quindi è un po' un problema farli coesistere entrambi. È chiaro, Schick era il pezzo pregiato del mercato, la Juve lo aveva già preso, poi i tanti problemi, è saltata la trattativa con i bianconeri quando di fatto era già chiusa, e quindi la Roma ha visto la possibilità di poter arrivare a quello che la scorsa stagione è stato il giovane più forte di tutta la Serie A, ha avuto l'occasione, lo ha preso, però adesso deve essere bravo Di Francesco a riuscire a farlo integrare al meglio nel suo gioco. Roma che comunque, per quanto riguarda gli acquisti, potrebbe farne solo se dovessero partire Perez o Strootman. C'è anche chi ipotizza la partenza di Strootman, che ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Sì, anche se non è valida per questo mese di gennaio, sarà valida solo la prossima estate, credo fino a fine luglio, nemmeno per tutta la sessione di calciomercato. Però Strootman ha lanciato dei segnali importanti, soprattutto dopo l'ultima sconfitta. Onestamente lo Strootman visto nel girone d'andata non mi sembra nemmeno un giocatore insostituibile per questa Roma, è destinato forse a fare la panchina, perché a me Pellegrini, a mio modesto parere, dà più garanzie in questo momento. E non so se arriverà l'offerta giusta. Sappiamo che c'è qualche interessamento dalla Premier, da un Liverpool che adesso ha soldi da spendere. Diciamo che la Roma ha messo un giocatore sul mercato per questo gennaio, che è Bruno Perez. Poi vedremo se riuscirà a cederlo alle sue cifre. Piace al Benfica, la Roma non vorrebbe cederlo per meno di 10 milioni di euro, ma forse oggi Bruno Perez non vale quella cifra, anche se la Roma l'ha pagato di più. Però il mercato della Roma in entrata dipende da queste uscite. Vedremo se riuscirà Monchi a definire queste operazioni in uscita, per poi eventualmente avere soldi e tempo a disposizione per rinforzare questa squadra in vista del girone di ritorno che è già iniziato. A Roma c'è anche chi sorride, sono i tifosi della Lazio che si godono il quarto posto in classifica della loro squadra e si fregano le mani anche per Ciro Immobile, arrivato a 20 gol in 18 gare, questo giocatore che è diventato uno dei trascinatori della squadra e che di questo passo potrebbe anche battere il record stabilito da Higuain. Eh sì, la proiezione ci dice che può superare i 36 gol fatti da Higuain nell'ultima stagione che ha disputato con la maglia del Napoli. Ciro Immobile sta facendo cose incredibili. Dispiace per, e si torna a parlare sempre della nazionale, per non averlo visto in questo grande spolvero con la maglia azzurra, che sicuramente le cose potevano andare e sarebbero probabilmente andate in maniera diversa. 4 gol contro la SPAL sono soltanto la ciliegina sulla torta di questa stagione incredibile di Ciro Immobile. Ancora una volta rinnoviamo i complimenti a Simone Inzaghi, che comunque sta facendo cose bellissime sulla panchina dei biancocelesti. È riuscito a rivalutare Immobile, perché non ci dobbiamo ricordare l'Immobile del Torino che chiuse da capocannoniere, ci dobbiamo ricordare l'Immobile che è arrivato alla Lazio dopo la breve parentesi in prestito al Torino, ma reduce dalle esperienze al Borussia Dortmund e al Siviglia, dove era di fatto scomparso, non era più l'Immobile che eravamo abituati a vedere. Adesso è tutto un altro giocatore, la Lazio l'ho acquistato per poco più di 8 milioni di euro, adesso quanto vale? 50 milioni, 60 milioni, perché è un attaccante che comunque riesce a segnare con grandissima regolarità, e quindi complimenti alla Lazio e complimenti a Simone Inzaghi. Può arrivare anche a 70 milioni la valutazione di questo giocatore, insomma, per quello che ha fatto vedere fino a questo momento, perché comunque, insomma, poi gol, chi fa gol viene pagato più degli altri. Arriva anche a 70 milioni. Oggi su tutto Mercato Web abbiamo pubblicato lo studio del CS, l'osservatorio calcistico, che ogni anno ci consegna un po'
il valore di mercato dei vari giocatori. Neymar è il giocatore che vale di più, e Immobile in questo momento è il secondo giocatore italiano alle spalle di Insigne che vale di più, oltre 70 milioni di euro. E come giustamente hai ricordato tu, questo è il giocatore che è stato pagato 8,5 milioni di euro dalla Lazio in un momento molto delicato della sua carriera. Oggi è il secondo giocatore italiano più valutato, quindi avanti a giocatori come Chiesa, come Verratti, che insomma sembrava fino a pochi mesi fa inarrivabile. Secondo me ha trovato anche il contesto ideale, perché Immobile non è forse centravanti da grandissimo top club europeo, però è centravanti che in una squadra come la Lazio, quindi di fascia alta ma non altissima, che non può lottare per lo scudetto, ci sta benissimo. Ha trovato anche una squadra che gioca per lui, e dei giocatori come Milinkovic-Savic, certo, come Luis Alberto, che giocano per lui e che lo assistono al meglio. Però non c'è dubbio che è un attaccante perfetto. Ha ragione Sommella, che ha parlato subito dopo il poker che ha realizzato alla spalla ai nostri microfoni, dicendo: peccato che questa stagione non si concluda per lui col mondiale, perché davvero questo mondiale arrivava nel momento migliore per la carriera di Ciro Immobile. Non è bellissimo probabilmente da vedersi, però è efficacissimo. Sì, no, in area di rigore è spietato, ma poi si muove anche molto molto bene in profondità, sa attaccare sempre gli spazi sul filo del fuorigioco, è perfetto anche sui cross dalla tre quarti, l'abbiamo visto sul cross di Basta, un cross molto molto difficile per tutti i centravanti, come questo attaccante si sa muovere. Insomma, ha davvero raggiunto la sua giusta maturità, è un numero 9 completo, come ce ne sono pochissimi in Serie A. Tanto per chiudere il capitolo sulla Lazio, i tifosi biancocelesti sperano che i calciatori della Lazio possano convincere De Vrij a prolungare la sua avventura con la Lazio, anche se è molto difficile. Molto difficile, però non è chiusa, perché ce l'ha detto anche Tare poco prima della gara contro la Spalla, è ancora indeciso il giocatore sul da farsi. Molto difficile. A mio avviso la Lazio deve un po' calare la richiesta di clausola rescissoria sul suo contratto, perché si parla di poco meno di 30 milioni di euro. In questo modo però, se il giocatore non firmerà il rinnovo del contratto, la Lazio lo perderà a zero. Quindi tra 0 e 30 milioni di euro c'è una bella via di mezzo. Quindi per la Lazio sarebbe sicuramente producente mettere una clausola da 10-15 milioni di euro, rassegnandosi al fatto di perdere il giocatore lo stesso, perché comunque con i prezzi che circolano, lo ripetiamo ancora una volta, prendere un giocatore come De Vrij a 10-15 milioni di euro sarebbe un affare per chiunque, però in questo modo si prenderebbe qualcosa alla cessione di uno dei migliori difensori centrali che ci sono in questo momento in Italia. Non credo che dipenda tanto dai giocatori convincere De Vrij, ma dipenderà soprattutto dalla Lazio. Philippe Coutinho, adesso l'abbiamo evocato più volte nel corso del nostro TMV News quest'oggi. Coutinho che si è presentato oggi da nuovo giocatore del Barcellona, 160 milioni la cifra spesa dal Barcellona per acquistarlo dalla Liverpool, il terzo colpo più costoso della storia. E Coutinho che ruolo potrà recitare, che ruolo potrà ritagliarsi in questo Barcellona? Ma un ruolo sicuramente importante da titolare, perché secondo me ha anche l'esperienza per scalzare ad esempio giocatori come Dembélé nell'11 titolare del Barcellona, però non un ruolo da protagonista assoluto. Cioè restano giocatori in questo Barcellona che sono ben più importanti, ovviamente Leo Messi, la stella indiscutibile di questa squadra, ma Coutinho non si avvicina nemmeno all'importanza che ha ad esempio Suarez in questo Barcellona. È un trasferimento abbastanza drogato dal passaggio di Neymar in estate al Paris Saint-Germain. In certo qual modo il Barcellona ha sostituito comunque male il brasiliano, perché ha speso molto molto di più dei 220 milioni di euro incassati per giocatori come Dembélé, come Coutinho, che sono giocatori importanti, ma insomma Neymar è decisamente di un altro livello. È sicuramente un ottimo giocatore, potrà essere un titolare del Barcellona, ma non è una delle star assolute di questa squadra. In ogni caso, visto che vediamo Coutinho anche con la maglia dell'Inter, quante volte i nerazzurri si saranno mangiati le mani pensando a Coutinho? Tante, tantissime, perché comunque il giocatore fu ceduto per 13 milioni di euro dall'Inter proprio a Liverpool, e adesso il Barcellona lo ha pagato 160 milioni, quindi sicuramente in casa Inter ci si ripensa questa cosa. Però dobbiamo dirlo ancora una volta, si
parlava di un altro calciomercato, di altre cifre, e quindi era impensabile poter pensare di vendere Coutinho a cifre enormi, ma anche soltanto a 50 milioni quando l'Inter lo ha ceduto. Certo, c'è il rammarico per un giocatore che ha fatto benissimo a Liverpool, potrà fare secondo me anche meglio nella Liga, che si addice secondo me di più alle sue caratteristiche. Resta da capire un po' che ruolo, davvero tornando alla domanda che hai fatto prima, potrà avere Coutinho nel Barcellona, anche perché non potrà essere utilizzato in Champions League perché ha già giocato con la maglia del Liverpool, quindi è un po' un trasferimento che ci fa riflettere, ne abbiamo parlato anche prima in redazione, chissà se avrà davvero spazio in campionato, perché comunque il Barcellona poteva anche aspettare, perché comunque la Liga è praticamente chiusa, 16 punti di vantaggio sul Real Madrid, in Champions League non potrà giocare, quindi magari quel tesoretto poteva essere investito anche la prossima estate. Dobbiamo salutarci perché siamo in chiusura, grazie a Lorenzo Di Benedetto, grazie a te, anche Lorenzo. Naturalmente grazie a te, Magistris, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata.